Sera agli amici di Terra, bentrovati a tutti, speriamo sempre più numerosi. Eh, questa sera incontriamo Silvio Greco e poi vi raccontiamo perché non lo conosce chi è per parlare di plastica in particolare della plastica nel piatto, perché come dice Silvio Greco siamo diventati plastico Silvio Greco è bio. Marino, dirigente di ricerca della stazione zoologica Dorn, docente di controllo delle produzioni agroalimentari e di sostenibilità ambientale presso l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. È membro della Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide, membro della Commissione Oceanografica Italiana e presidente del Consiglio Scientifico di Slow Fish. Ha effettuato campagne di pesca scientifica in quasi tutti i mari del mondo, partecipando a sei campagne di ricerca in Antartide. È autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche in Italia e all'estero e ha scritto numerosi libri, tra cui appunto La plastica nel piatto, che è quello che oggi ci guiderà in questa chiacchierata. Silvio, vuole aggiornare qualcosa? Ho detto tutto, c'è qualcosa in più nel suo lungo. Nel no, c'è una cosa molto bella per me, che, la, che mi fa molto piacere, è il fatto che Carlo Petrini, il magnifico rettore dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, mi hanno dato l'incarico di direttore del, del laboratorio di sostenibilità ed economia circolare dell'Università, che è il primo così strutturato in Italia e che presenteremo il 10 dicembre, insomma al Paese, quindi questa è una cosa che mi riempie di orgoglio, mi carica ovviamente anche di, di ulteriori responsabilità. Quindi è una cosa fresca, fresca questa, che sì, deve sì, ancora sì. partire. No, no, è partita, l'abbiamo strutturata, c'è già tutto il team di ricercatori, di, 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 di colleghi eh, professori, eccetera, però, eh, però abbiamo fatto 3-4 mesi di rodaggio e ora il 10 lo presentiamo insieme a ha un grande inspiration board che è formato da 5 cinque donne, 5 cinque uomini più grandi scienziati italiani diciamo di questo, di quel, del settore della sostenibilità. Benissimo, buon lavoro allora. Grazie. Allora, entriamo subito nel tema del nostro incontro, la plastica nel piatto. Questo dice già tutto, cioè che noi mangiamo plastica. Uno pensa subito che è i pesci, perché conosciamo la plastica nel mare, ci hanno fatto vedere tante volte le isole di plastica, possiamo immaginare tutto il degrado, le particelle di plastica. Ma poi lei mi racconta anche di sale, miele, birra, acqua contaminata dalla plastica. È vero che tutta questa plastica arriva sulle nostre tavole? Purtroppo, purtroppo sì, perché noi dobbiamo, dobbiamo dire... Con, con tristezza e con rammarico, ovviamente, che noi non solo mangiamo plastica, noi beviamo e respiriamo plastica. C'è ormai un'enorme una, un quantità di dati, e il libro ovviamente si riferisce solo a dati scientifici, quindi a dati pubblicati su riviste internazionali. E, mh, una di queste, è quella che forse è la più scioccante, è che addirittura ha pesato, ha mediato il peso di quanta plastica noi mangiamo e respiriamo a settimana. E si parla di 5 grammi di plastica a settimana. 5 grammi di plastica, la maggior parte della quale eh, la mangiamo, una piccola parte la, la, la respiriamo e una, e una buona parte la beviamo. Perché purtroppo la plastica è, è veramente ormai in cielo, in terra, in ogni luogo. E, e quindi eh, questo dato è un dato ovviamente sconfortante per, per due motivi. Innanzitutto perché purtroppo noi non differenziamo la spesa per, per età, no? Quindi, noi abbiamo facciamo... tutti, per tutta la famiglia, quindi bambini, adulti e anziani mangiano ogni giorno 5 grammi di pasta. E ovviamente se per un adulto il fatto di mangiare 5 grammi di pasta a settimana sicuramente creerà qualcosa, e poi magari ci torniamo perché ancora non è chiaro cosa crea nel nostro organismo, sicuramente in un bambino o in un anziano ha un effetto deleterio. Anche perché l'equivalente per capirci, no, la gente non, non capisce i 5 grammi, è l'equivalente di una carta di credito. 5 grammi sono le grammi. quindi noi mangiamo tra 4 e 5 carte di credito al mese, va bene? Se moltiplichiamo per 12. Quindi, purtroppo il dato è questo, e noi abbiamo avuto conferma oltre a queste ricerche. Per un'altra un ricerca particolare, che ormai ha due anni, perché è stata pubblicata nell'agosto del 2018 dal, dall'Istituto Ambientale di Vienna e dall'Università di Medicina di Vienna, che praticamente hanno preso un hanno creato un gruppo di, di analisi prendendo eh, nove coppie di umani, donne e uomini che facevano diete diverse, quindi vegani, vegetariani, onnivori, e praticamente si sono limitati ad analizzare le feci, ogni mattina le feci di questo gruppo di nove, di nove uomini, di, di, di nove paesi diversi, c'erano anche gli italiani, e praticamente il dato scioccante è che non c'è stato un, diciamo, un campione negativo. Cioè ogni mattina ogni 10 grammi di feci sono stati trovati dai 3 ai 20 frammenti di, di plastiche, di tre tipi diversi di plastica. E questo ovviamente è dirimente, cioè da questo punto di vista bisogna, cioè da questo punto bisogna partire. Cioè noi mangiamo, questa è la prova provata, perché eh, la prova provata è come dire, <ride> che, che non dà scampo a niente. Noi purtroppo nel nostro, ingeriamo nel nostro organismo queste quantità, queste quantità. E lo facciamo ogni giorno, purtroppo, la parte che respiriamo viene dal fatto che nessuno pensa che quando c'è in una città o dovunque, noi facciamo una frenata con la nostra automobile, quella frenata immette nell'atmosfera una notevole quantità di nanoplastiche, cioè di particelle così piccole che addirittura ormai superano anche la barriera ematica, superano la barriera polmonare, cioè sono, sono le stesse nanoplastiche che ormai entrano nella, nella, negli organismi marini. Vi ricordo per tutti che le definizioni si parla di macroplastica e la grande busta di plastica. Poi abbiamo le microplastiche che sono plastiche al di sotto dei 5 mm e le nanoplastiche che sono a livello di micron, cioè quindi proprio finissimi, eh, in, un, in una capocchia di spillo ci sono tante, tante, tante nanoplastiche per capirci. E quindi purtroppo è eh, questa tragedia nella tragedia, cioè le plastiche purtroppo restano anche quando degradano, restano sempre plastiche e questo è il problema. Restando sempre plastiche, pff, non è come la sostanza organica, cioè la sostanza organica noi o, o i nostri rifiuti organici, che quando appunto vengono poi messi in un, in un sistema di compostaggio, cioè mh, Vengono attaccati dai batteri, si ritrasformano in sostanza organica, quindi si, si, si ritrasformano in azoto, si, si trasformano in fosforo, si, si trasformano si, in carbonio. La plastica, anche quando degrada a livello di nona resta sempre plastica, con tutti i problemi che ad essi, eh, eh, diciamo, sono collegati. Però la plastica, noi, cioè, se pensiamo a plastica, abbiamo, siamo circondati di plastica perché pensiamo ai computer gli oggetti domestici però anche le protesi anche gli stenti cardiaci in questo periodo sì. vediamo purtroppo macchinari, respiratori che tanto ci aiutano sì. quando è che la plastica diventa un problema? bene, guardi eh, eh, guarda, innanzitutto dobbiamo, dobbiamo ragionare bene su questa cosa perché nessuno può demonizzare la plastica e chiediamo, e chiediamo una cosa <ride> innanzitutto non si parla di plastica lo so che nell'immaginario collettivo abbiamo la plastica, in realtà abbiamo le plastiche. Abbiamo numerose famiglie di polimeri che sono l'unione di, di monomeri che formano queste plastiche. E purtroppo questo è uno dei problemi: sia una plastica, un materiale, ma ci sono tanti materiali, perché poi è difficile dividerli, è difficile separarli, riciclarli, come magari vedremo più tardi. Quindi partiamo da, da, da un dato ormai, eh, un dato di fatto puntuale: il pianeta nel 1970. Nel nostro pianeta la plastica ha superato l'acciaio. Va bene? Da quel momento in, in poi dopo, noi abbiamo prodotto più plastica che acciaio. Solo, e l'acciaio ne abbiamo prodotto in grande quantità, solo che l'acciaio non lo vediamo perché dentro le infrastrutture, nelle case. Ne, ecco. Mentre invece la plastica ovviamente la, la vediamo ovunque. Ed è giusto che la vediamo ovunque perché è un materiale che ha veramente cambiato la qualità della vita delle, delle persone. Non tocco neanche il settore sanitario dove è evidente... Eh, Voglio dire, qualcuno di quelli che ci ascolta un po' più là con gli anni, tipo io per esempio, ricordo bene che per fare una puntura mia madre o mia nonna prendevano una scatolina d'acciaio che aveva dentro una siringa in vetro che mettevano a bollire per poi fare l'iniezione. E voglio dire, anche con questa pandemia, se noi non avessimo un uso diciamo, sanitario, è chiaro che i morti sarebbero molti, molti, molti. Motivi. Però questo... Questo non giustifica quello che sta succedendo. E cosa sta succedendo? Cioè, il cortocircuito noi sulle plastiche l'abbiamo avuto proprio quando le plastiche che erano nate per durare in eterno. Penso eh, Nazza, il nostro grande conterraneo che scoprì il, poli, il, polietilene, il polipropilene, scusate, il polipropilene. Lui lo, lo, lo inventò e lo strutturò per fare degli oggetti che dovevano durare nel tempo e così era, cioè la plastica poteva durare 60, 70, 80 anni, può durare un oggetto di plastica, anche 100 se è ben trattato. Il cortocircuito è stato nel momento in cui, sempre negli anni 70, dagli Stati Uniti, partì questa moda dell'useggetta, che non era una moda, era proprio una scelta specifica dei produttori di plastica di fare in modo che la plastica si producesse sempre più plastica e che, se, che si consumasse velocemente. Quindi qual è la migliore soluzione dell'useggetto? Mascherandolo tra l'altro da, da, um, da un falso disegno, una falsa narrazione della, di liberare la donna e gli uomini dalla schiavitù di pulire i piatti, le posate, eccetera, i bicchieri. E capite, bene, è una ben povera consolazione rispetto al fatto che ora... Quando noi parliamo di plastiche, per esempio di plastiche in mare eh, eh, o, o di altre plastiche, noi parliamo essenzialmente di monouso, cioè la grande quantità delle plastiche che sono disperse negli ecosistemi e non solo a mare. Tra l'altro, voglio subito chiarire un concetto della plastica a mare, perché tutti sento, tutti che parlano, l'isola di Plastica, c'è cioè un'isola grande quanto la Francia. Nessuno dice che purtroppo la plastica galleggiante è tra il 3 e il 5% della plastica. Quindi, quando si parla di un'isola grande quanto la, galleggiante quanto la plastica, sotto c'è un continente grande quanto l'Europa. E questo è il dato: di, di, di sostanze, di, di, una, di plastiche che ormai si sono ridotte in nanoplastiche e sono entrate dentro le reti trofiche, cioè sono, sono, vengono sistematicamente. Utilizzate come alimento, per esempio, da alcuni organismi che si chiamano copepodi, che sono dei piccoli crostacei del, che fanno parte della base della catena alimentare, eh, fanno parte dello zooplancton. Che ormai abbiamo visto che vanno proprio a predare le plastiche, perché prima la comunità scientifica pensava che casualmente gli organismi ingerissero le, le microplastiche e le nanoplastiche. Invece si è visto attraverso quei filmati di che registravano la predazione dei copepodi, che i copepodi, questi piccoli gambretti, lasciano le specie abituali e vanno a mangiare sulla plastica perché sono attratti dalle sostanze che sono dentro la plastica. Voi capite bene quindi che il problema nasce proprio da questo: il cortocircuito si è creato con l'uso e tra l'altro, questo cortocircuito prima possibile si deve, si deve, si deve sanare eliminando completamente l'uso l'useggetto, escludendo, torno a dire, il settore sanitario, dove è evidente che non si possa fare a meno. Ma tutto il resto, tutto il resto, cioè, faccio un esempio, qual è la cosa più stupida di non usare una cannuccia? La cannuccia viene sempre prodotta da derivati dal petrolio, come tutte le plastiche, quindi con un forte impatto, impatto ambientale. Ha una, una vita che se proprio uno che è lento, che si beve lo spritz, ci mette mediamente ci può mettere 10 minuti e poi dopo di che viene buttata, non viene né riutilizzata, non né riciclata. Pensate ai miliardi, perché di, di, questi, di, di, miliardi di, di, di cannucce che ogni giorno vengono buttate, insieme magari all'ombrellino di plastica e alla forchettina di plastica per l'olio. Per noi queste sono sciocchezze, però in realtà si parla di numeri impressionanti. Noi ormai siamo arrivati a 430 milioni di tonnellate di plastica all'anno. E noi non sappiamo più dove metterla questa plastica, infatti, è eh, come, come, come ormai si, si vede un po' in giro: inizia a nevicare plastica, inizia a piovere plastica. Ne, ne, nei vulcani, quando ci sono le eruzioni, insieme al materiale lavico, esce fuori la plastica fusa. Cioè è veramente un problema importante e purtroppo la pandemia sta facendo perdere un grande terreno a tutti quelli che, anche modestamente un po' come me, che stanno, hanno cercato in questi ultimi anni di suggerire di eliminare il monouso perché perché ora in, in diciamo in relazione al, alla cosiddetta sicurezza si sta esasperando l'utilizzo della plastica ormai anche sui treni ti danno la salvietta dentro la plastica il bicchiere dentro la plastica questo onestamente è un'esagerazione se proprio si vuole fare così e lo posso anche capire bisogna iniziare allora a fare tutte le cose monouso materiale e che possa poi essere riciclabile e riutilizzabile a iniziare dalle mascherine, perché il tema dei, eh, che è un tema attuale, visto che si parlava di pandemia. Il tema DPI dei dispositivi individuali pro, eh, di, di, pro, di, pro, di protezione è un tema spinosissimo. Perché ormai in paesi come l'Italia se ne consuma miliardi, perché, se voi pensate che una mascherina dura, deve essere usata quattro ore per il protocollo eh, giusto, giusto protocollo del, del supervisionalità, capite bene che un lavoratore, uno di noi che va a cash, prende il treno. Gira, va, cioè al giorno almeno due se gli va bene almeno due le, le ecco il fatto che queste mascherine non vengono fatte in monomateriale ma sono fatte in poli fa sì che poi queste mascherine non vengano utilizzate i francesi così chiariamo anche il dubbio che qualcuno diciamo non sono, eh, non sono dispositivi che possono essere infetti ecco chiariamo subito questa cosa ovviamente io parlo sempre di ambienti non ospedalieri cioè di mascherine che utilizziamo noi cittadini comunemente, no? perché è chiaro che negli ospedali, negli RSA eccetera, è chiaro che quelli devono andare in cenerimento, ma va da sé io ho detto da subito eliminiamo il, il settore del, del, diciamo, sanitario però tutti noi, i francesi stavo dicendo, raccolgono queste eh, le mascherine utilizzate le, le mettono in una macchina che praticamente con i raggi ultravioletti li sterilizza, abbiamo visto tra l'altro già anche quest'estate la grande capacità dei, dei raggi UV di di distruggere all'esterno questo, questo frammento di RNA, al coronavirus, e dopodiché si fanno fiocchi, con quei fiocchi poi si fa tutto. Eh. Quindi non è che non c'è la soluzione, bisogna solo fare in modo che il decisore politico eh, la applichi. Io mi, mi, mi sono anche permesso mesi fa, cioè a maggio, diciamo quando eravamo proprio nel pieno, eccetera, ad aprile, ad aprile, di suggerire al Premier Conte e al... E al commissario Alcuri proprio, di, 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 dato che stavano per ordinare miliardi e miliardi di mascherine, di, di chiedere nel, nell'ordinazione di questi ingenti quantitativi che il design fosse fatto appunto con, con accortezza, cioè scegliendo un monomateriale, che si può fare tra l'altro, ci sono ormai le vendono, ci sono le maschere che sono tutte di polipropilene, le maschere sono tutte polietilene, tessuto non tessuto, ma che poi è sempre un problema, ma sempre un, 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 non più plastica più una plastica. Perché poi allora il problema è quello appunto del, del, del riciclare, cioè va bene la, la raccolta differenziata che mi sembra un po' aiuti, però lei ci sottolinea che appunto diverse non è poi così facile il riciclo, si parla di economia circolare appunto, ce lo raccontava lei prima. Con le plastiche è più difficile per esempio rispetto al vetro o rispetto alla carta, è giusto? Sì. sì, perfetto, però guarda il tema è questo, che noi praticamente cosa abbiamo? Noi abbiamo in Italia per fortuna un buon sistema di raccolta differenziata che in alcune parti del, del paese raggiungono cifre importanti, oltre il 70%, però se si va a analizzare poi specificatamente per la plastica, quant'è la plastica riciclata? si vede che ci, ci fermiamo al 3%, 3 massimo, 4%, e tutto il resto va buttato. No, tutto il resto va in incenerimento. E questo è un problema nel problema. Cioè, voglio dire, una volta che noi abbiamo recuperato, con la differenziata, perché i cittadini sono, sono seri, lo fanno per bene, recuperiamo la plastica, indirizziamo la riuso e riutilizzo, non l'incenerimento, perché il tema vero è che noi dobbiamo fare in modo che non si produca plastica nuova, se no non ne usciamo. Se noi non abbassiamo questo livello, se non portiamo queste 430 tonnellate annue, che ora gonfieranno con la pandemia, cioè almeno a 200 milioni di tonnellate, noi non ne usciremo mai da questo, da questo problema. E noi continueremo a mangiare e a bere plastica. Alcune volte qualcuno qualc, dei miei allievi, ma anche dei miei amici, dice Silvio, ma tu terrorizzi le persone. No, io non terrorizzo le persone, io dico le cose come stanno. Poi se uno vuole pensare che gli viene l'ansia e si nasconde dietro l'ansia, e eh, vabbè, ma quella è un'altra storia. Eh, il, il ricercatore... Sì, io non sono uno psicologo, io, io analizzo i dati, vedo i dati e poi dai dati esprimo del, del, delle convinzioni. Noi da questo punto di vista dobbiamo capirlo questo passaggio, noi dobbiamo chiedere alla politica e alle amministrazioni comunali che sempre di più il materiale riciclato venga avviato al riutilizzo, al riuso, perché la plastica a fine vita mai, perché alla fine dopo che che si fanno le bottiglie, si fanno le panchine, poi si può alla fine, dopo che l'abbiamo usato mille volte, si può fare un granulato e si usa come sotto, con sottofondo stradale per le strade. Cioè, la plastica, proprio perché resta plastica, è, è sempre utilizzabile. Quindi il tema della raccolta differenziata è un tema straordinario, che deve essere però eh, declinato nel, nelle, tre, nelle tre R famose, eh, riuso, riutilizzo e riciclo. Lei parlava poi di plastica che finisce negli inceneritori. Mi viene in mente così automaticamente eh, che lei, anche nel libro, eh, lega la, la plastica al problema del cambiamento climatico. In che senso? Assolutamente. Allora, innanzitutto, eh, questo, questo, eh, questo è il vero problema, ecco, perché le plastiche sono un problema, però il vero problema per la nostra specie attualmente è il cambiamento climatico cambiamenti climatici perché noi in meno di 160 anni, eh, anche per chiarire un po' le, il concetto, abbiamo di fatto quasi raddoppiato la quantità di CO2 che rappresenta un'atmosfera. Quindi nel, in epoca industriale, diciamo dal, dal motore a scoppio ad oggi, noi abbiamo raddoppiato la quantità di CO2. La CO2 è un gas climaterante che eh, nel, nel momento in cui i raggi del sole colpiscono il nostro pianeta e tornano indietro, una volta tornavano indietro subito, ora con questi gas come restano bloccati e quindi la temperatura aumenta e non c'è solo la CO2, c'è anche il metano. Ora, che cosa succede? Che innanzitutto la, le plastiche, queste milioni di tonnellate di plastica sono fatte con fonti fossili perché la plastica è fatta con gli scatti e la lavorazione del petrolio e addirittura ora per, che costa ancora di meno. Vengono utilizzate diciamo, gli idrocarburi, che vengono, gli scarti che vengono eh, utilizzati dalla frammentazione di blocchi di, di terreno che hanno questa, queste, queste cose. Quindi, costano ancora di meno. E già il primo apporto è questo: il primo apporto in termini di produzione diciamo, di co Poi si è visto anche che addirittura la plastica che è abbandonata nei, nel terreno, nel, favorisce il discorso della, della riflessione del sole, quindi partecipa direttamente al, al fare sì che, che aumenti, aumenti l'effetto seta. È la stessa cosa a mare in maniera diversa, ma, ma sempre con lo, stesso, con lo stesso meccanismo. Quindi diciamo che la, 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 le plastiche intervengono sui cambiamenti climatici, sia in maniera diretta che in maniera indiretta. Ed è un contributo che onestamente ci saremmo risparmiati, visto che ormai siamo messi come siamo messi. Ricordo anche che nel momento in cui la plastica viene bruciata, penso all'Australia, no? quest'anno l'Australia ha avuto per mesi incendi con la morte di 500 milioni di animali, però nessuno ha detto che insieme a tutto quello che ha bruciato, sicuramente sarà stata bruciata anche un'enorme quantità di plastica, quindi la quantità di CO2, di diossine, diossine simili, che è stata messa nell'atmosfera era il doppio il triplo rispetto all'incendio del legname, ecco. Perché poi sono tutte cose interconnesse, perché da una parte in Australia abbiamo avuto questo, questo problema, però dalle parti nostre mica siamo stati meglio perché in Russia, in Siberia, c'è stato la, la, il permafrost, cioè la struttura diciamo, geologica, il terreno che è formato il permafrost da metano. Prodotto dal, dalle quantità di alghe e fibre che, che erano nel terreno, che erano bloccate là del ghiaccio. Con il riscaldamento, questo ghiaccio si è, si è squagliato, si è sciolto e ha creato una grande emissione di, 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 di metano. Addirittura in Siberia sono visti per una volta, questi crateri di oltre 50 metri di diametro. Quindi, pensate all'enorme quantità di, di, di metano che è andato a finire, finire nell'atmosfera, insieme all'acqua. E quell'acqua là non era calcolata nel bilancio idrico del pianeta, quindi quando si parla di innalzamenti degli oceani, tra l'altro dei mari, voglio ricordare che si parla di millimetri, non, non, nessuno poteva pensare allo tsunami, all'onda enorme, No, basta un millimetro di acqua salina che superi di un millimetro il livello di costa e quel terreno lo devi abbandonare, perché al massimo ci può fare i parcheggi sopraelevati per un primo periodo, poi non ci potrai fare neanche quello. Quindi come vedi il, 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 il problema, i problemi sono tutti interconnessi, siamo veramente parte di un sistema e, e, e quindi a questo punto è evidente che anche il tema della salute, no? perché diciamolo pure, la, eh, il coronavirus non è solo un problema diciamo, sanitario, il coronavirus è più un, pro, un problema ambientale con una forte caduta sanitaria, perché di questo tratti il disboscamento, la sottrazione di, di, di spazi per le specie selvatiche, L'invasione di terreni che non erano per la nostra specie, il pangolino una volta se lo mangiavano nelle foreste, però poi la contaminazione di quello che si era mangiato il pangolino restava nella capanna della sua capanna. Ora, quello che si è mangiato il pangolino a Guan ha preso l'aereo, è arrivato a Francoforte e quindi da Francoforte. Questo per dire cosa? Che il pianeta ha una sola salute, One Wealth, come dicono gli anglosassoni, cioè. Tu puoi pensare di stare in salute se il pianeta sta in salute e purtroppo la plastica e il tema più in generale dei contaminanti persistenti e dei cambiamenti climatici ci fa dire che il pianeta non sta bene e noi non staremo bene. Però ricordiamo una cosa: che il pianeta Terra vivrà tra 1,5 e 3,7 miliardi di anni. Quindi non è il problema, non ce l'ha il pianeta, il problema il problema ce l'ha la nostra specie, cioè la qualità della vita della nostra specie nei prossimi anni, non tra mille anni, nei prossimi anni, noi già quest'estate abbiamo avuto una serie di segnali che ci hanno fatto capire, in Liguria i morti non ci sono stati per il maltempo, anche perché in Liguria sono caduti ponti che erano là da 600 anni, quindi non è vero che… Eh, la tempesta e il maltempo. Il maltempo quei danni non l'avevano mai fatti in Liguria. E il problema è che c'è un'accelerazione di tutti questi, questi eventi straordinari che purtroppo andranno sempre più a, ad aumentare. Penso alla tempesta Vania che distrusse uh, tutti, tutto il bosco del, del nord-est dell'Italia oppure il, la specie di tifone tropicale di Portofino. Solo che peccato che il Mediterraneo teoricamente non dovrebbe avere tifoni. Eh, sono scenari abbastanza inquietanti, ma credo, come dicevamo in apertura, sia bene conoscere queste cose per affrontarle. Poi certo c'è la politica, c'è l'industria, chi è che deve muoversi per primo? Io penso anche alla ricerca, forse. Assolutamente, deve... assolutamente. Mm. Io, sono, io sono dirigente di ricerca dell'Antundorm, che è l'ente più antico di ricerca italiana sul mare, e quindi è chiaro, per noi è una responsabilità. Io... Con, con i miei colleghi, noi la chiamiamo terza missione, che è quella proprio ecco, di parlare ora con te stasera, con, con le persone che ci ascoltano, perché è, è ovvio che la ricerca deve, deve innanzitutto trovare, eh, capire bene i meccanismi e poi proporre anche soluzioni. Però voglio subito dire che non possiamo pensare che la tecnologia ci risolva tutto. Questo deve essere chiaro, perché noi abbiamo questa tendenza come specie che qualsiasi cosa succede, poi pensiamo che il documento ci salva. Dobbiamo capire, la pandemia dovrebbe in questo farci riflettere un attimo, che questo, questo, questo COVID-19 è un frammento di RNA, cioè è una cosa proprio stupidissima, che sta però mettendo in ginocchio. I 7 miliardi e mezzo di uomini su questo pianeta. Questo non dimentichiamoci, e non c'è nessuna tecnologia che ha risolto, e non ci sarà perché anche il vaccino non è una tecnologia, cioè quindi, su questo, noi dovremmo avere anche l'umiltà di capire che noi siamo una specie che deve avere una coevoluzione con le specie del, del, del pianeta, perché se no non. Ah, ah, non ne usciamo perché ora abbiamo avuto il covid-19 ma avremo il covid-21 il covid-23 come, come le annate dei vini solo che le annate dei vini sono più piacevoli e questo, e questo ovviamente no quindi responsabilità della ricerca assolutamente responsabilità della politica assolutamente noi una, viviamo in Italia ma poi in tutto il mondo di una politica che è diventata ormai pervasiva ovunque però abbiamo assenza di politiche cioè noi ancora ricordiamolo a chi ci ascolta, non abbiamo neanche sistemato il salvamare, che era l'unica legge che da due anni ormai che gira ancora al Senato, che consente, per, tra le tante cose, ai pescatori a strascico che nelle loro reti prendono le plastiche, di portarle a terra senza rischiare la denuncia. Ecco. Quindi iniziamo, come dire, poi dopodiché è, è chiaro i nostri comportamenti individuali. E quello dobbiamo ricordarcelo sempre, come pure dobbiamo ricordarcelo sempre, che ancora si può fare, cioè non bisogna pensare che ormai è finita. Ecco. questo è un altro errore. Cioè, ci sono molte persone, che gli viene l'ansia? chi dice ah, vabbè, allora se è così, ormai, eh, ormai distruggiamo tutto, <ride> ormai siamo destinati a morire. Non è così, non è così, possiamo ancora fare, dobbiamo fare però. Ecco. E l'Italia, a proposito di fare, a che punto è? Sta adattando delle politiche, si sta muovendo qualcosa? L'Italia, diciamo, innanzitutto speriamo che risolvi il salvamare, ma io sono convinto che il ministro dell'ambiente, il ministro Costa, lo, lo cercherà in Parlamento di chiudere la presto questa storia, anche perché si è impegnato dall'inizio a farlo e quindi e sta facendo. Quindi io sono convinto che almeno questo si può fare. Dopodiché noi dobbiamo prontamente aderire a, a tutto quello che l'Unione Europea sta mettendo in piedi, a iniziare appunto dall'abbandono del monusco. Ecco, io, infatti, io invito tutti: lo dico ogni volta che parlo di questo. Io invito tutti i cittadini, tutte le persone ad abbandonare da subito il mommoso. Prendiamoci il tempo anche di, di lavare i piatti e di farci due, due risate con le mogli, con, con i mariti, con i nipoti, con i figli, eccetera. E riprendiamo a, a utilizzare la cucina anche per, per riprendere relazioni umane che ormai, che ormai non riusciamo più neanche a, a portare. Riprendiamoci il tempo, che, 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 che è l'unico valore, insomma il tempo per vivere, per condividere, per riflettere, per leggere e anche per lavare i piazzi, non è un grande sacrificio. io a casa mia la voglio ogni sera. Eh, quindi... no, no. Infatti volevo proprio chiederti Silvio, che cosa fai tu nella tua quotidianità, istruzioni per l'uso? Ma Io, io allora, tento di iniziare, no, monouso noi a casa da anni ormai <ride> abbandonato, non abbiamo niente, no, non abbiamo nulla che sia plastica o monouso, o qualcosa di plastica. Però qualcosa che durerà una vita, ecco, dei portafiori, no? Però dureranno, dureranno almeno due anni. io non li cambio sicuro, quindi, se poi chi verrà dopo di me li vuole regalare, li vuole buttare, ma io non cioè sono, sono oggetti che durano centinaia d'anni. Quindi, innanzitutto, eliminare completamente questo. E abbiamo eliminato l'acqua, diciamo, in bottiglia, cioè la bottiglia di plastica. Io quando mi sposto, ho la mia borraccia l'università, me l'ha regalata anche l'istituto, me l'ha regalata eh, riempio eccetera e, mh, mi sforzo quando vado negli alberghi di, di, di dire che non voglio monouso anche se mo, ora purtroppo siamo tornati al monouso eh, per la pandemia perché già eh, però per esempio nelle docce ormai c'è il dispenser dove tu premi e ti esce che è già una grande cosa perché sembrano banalità ma invece sono numeri impressionanti poi quando si va Va, va, poi, dopodiché, evito di comprare insomma, i detersivi, li prendiamo alla spina, cioè piccole banalità, però che poi alla fine, anche personalmente, ogni anno, per 300 kg di, di roba, tra una cosa e un'altra si deve risparmiarsi noi moltiplichiamo l'azione per tutti, però, un'altra cosa, voglio dire, io proprio oggi, perché oltre a lavare i piatti la sera, vado a fare pure la spesa, già ci sono andato all'alba stamattina. Non si, potu, non si possono più vedere nella grande distribuzione organizzata l'enorme quantità di frutta nella plastica, ormai anche l'uva viene chicco dopo chicco messo nella plastica, ma insomma è veramente un assurdo, già la natura ha dato il packaging alle arance, all'ananas, all'uva o alle uova, le uova nella confezione di plastica, quindi cioè non possiamo lamentarci, ah, la plastica ammazza, la plastica e poi in realtà però non fare nulla per Già se tutti noi dicessimo, guardate, noi se vediamo cose di questo tipo nella plastica, qua noi non ci mettiamo più piedi, non la compriamo più, non veniamo più, cambiamo supermercato. Bisogna quindi anche in queste cose avere poi una certa sensibilità e attenzione. E essere, essere anche conseguenti, no? perché poi eh, questo è un tema che non ho affrontato volutamente, perché è molto delicato. Noi ancora non sappiamo con precisione qual è l'effetto delle plastiche nel nostro organismo. Però sicuramente a dirlo così anche per sistematizzare, come diceva Catalano, che qualcuno di voi ricorderà in una nota trasmissione televisiva, a sentimento bene non fa mangiare plastica. Perché poi non mangi solo plastica, mangi plastica, mangi tutti i contaminanti che hanno sulla plastica, mangi tutte le sostanze che vengono utilizzate per ammorbidire la plastica. Voglio dire e ricordare che fino a pochi anni fa noi ai nostri bambini gli davamo un ciucciotto. Che era, che, era, che, era, che, era, che era morbido in quel modo, per un, un notissimo promotore tumorale che veniva utilizzato, per, perché era questo che lo, rendeva, che lo rendeva morbido. Per fortuna poi ce ne siamo accorti e l'abbiamo eliminato dal commercio. Però capite bene che quindi il tema è complesso e bisogna eh, re, rispondere in maniera complessa, nel senso che ognuno deve fare, fare la propria parte, non c'è nessuno che si deve tirare fuori. Quindi lei però un po' di fiducia la... la, la sì, la assolutamente. Che riusciremo a migliorare un pochino almeno. Anche io vedo anche nelle aziende, appunto si parlava di imballi, che qualche ditta, anche forse operazione sì. di marketing, ma comunque qualcosa si sta facendo. No, no, no? E questo lei, tu mi dai la possibilità di chiarire un po' questo argomento che è molto delicato. Allora, una cosa è il greenwashing. Ormai tu qualsiasi cosa vedi, qualsiasi giornale apri, tutti green sono. Poi vai un attimino a, a vedere proprio, ma proprio c'è ecco, cioè una fuffa mega. Ci sono aziende serie, Io non voglio fare nomi che sembra che voglio fare pubblicità ma ci sono aziende serie che per esempio hanno ridotto del 30% la plastica in produzione e mi riferisco ad aziende che imbottigliano varie cose non solo acqua e loro volontariamente si sono messi e hanno ridotto del 30% e, e per un'azienda tipo questa che ho in testa che distribuisce in 170 paesi ridurre del 30% che è un'azienda italianissima eh, non è, ridurlo, cioè, significa veramente ecco io questa sensibilità la vedo ora sto anche sto anche assistendo a questa operazione che, che stanno facendo, eh, ne ho parlato ieri di questo, di questo nuovo marchio Green Pea che verrà presentato a Torino, dove si cercherà di, di, di portare persone che nel momento in cui propongono un oggetto che deve essere venduto, oltre che deve essere un buon oggetto, deve essere anche un oggetto che è sostenibile veramente, cioè che considera veramente diciamo che eh, non, non si può pensare di fare cose che ormai non durano più nu per nulla, cioè noi, quando io parlavo di riciclo, riuso, riutilizzo, parlavo anche di scegliere prodotti che, che, durino, eh, che durino, perché no, non si può pensare di consumare, 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 noi non abbiamo le risorse di sei pianeti, abbiamo le risorse di un pianeta, per questo il tema del, della scelta, di, cioè io voglio dire questo, che a parità di prodotto, cioè se a noi quel prodotto ci piace, noi dobbiamo privilegiare quel produttore che nel quel prodotto dice io sta parte la dedico poi anche a fare qualcosa per il pianeta. Perché fare qualcosa per il pianeta, parliamoci chiaro, significa fare qualcosa per noi stessi, per la nostra qualità. Quindi in questo senso io sono molto ottimista perché vedo, vedo molto movimento. Anche nel laboratorio di sostenibilità dell'Università di Pollenzo stanno arrivando un sacco di richieste di aiuto, nel senso di, 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 di grandi aziende che, aziende che vogliono diventare sostenibili veramente. Quindi io sono, sono positivo, sono ottimista, però bisogna dire le cose come stanno. È, è un grosso problema, è un grande problema la plastica. Però ne usciamo, se, se ci mettiamo tutti. Poi ah, sì, è un tema che ormai è imprescindibile proprio, non, non se ne può fare a meno di parlare o di affrontarlo. Ma quando è che è diventato, eh, che ci si è occupati di queste cose? Che cioè, prima abbiamo prodotto, abbiamo usato la plastica, per tutto, appunto, cioè abbiamo venduto il mondo di plastica quasi come fosse una discarica. Ma in quale periodo storico, proprio di come anni ah, ci si è preso? È avuta questa consapevolezza che forse bisognava. Diciamo, eh. diciamo e, questo, e questo ti sorprenderà, nel 1900. Scrivendo il libro, io ho trovato un documento di, delle aziende, delle grandi aziende, delle multinazionali che producevano plastica. Che già nel 1970 si erano riuniti e avevano detto: Guardate, che avremo problemi con tutta questa plastica. E iniziamo a dire che è colpa dei cittadini che non la sanno smaltire. Per dirti come già questo discorso. Quindi, diciamo che la discesa c'è stata proprio. Gli anni 1970 2000, 2010 sono stati gli anni in cui veramente noi abbiamo inondato il mondo, il mare, le montagne, ormai sul, la neve, anche, ovunque, perché poi c'è anche il trasporto della nanoplastica, anche in posti come l'Antartide, dove io tra l'altro ho lavorato molto, ho fatto sei spedizioni. C'è il problema del, 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 della plastica. Iniziamo nelle isole subantartiche: c'è una quantità di plastica enorme. Tutta la penisola subantartica, quella per capirci di, sotto il Cile, sta soffrendo di, di, di inquinamento di plastica, cioè non c'è più un posto dove noi non troviamo plastica. Nel libro parlo delle acque, le acque non c'è un'acqua che non ha plastica, e io quando parlo di acque, parlo di acque che sono nelle falde, cioè sono nel sottosuolo, perché ormai queste fibre di plastica hanno attraversato la colonna di terreno e sono, sono arrivate là. Quindi diciamo che dal 1970 in poi proprio abbiamo dato la stura al peggio consumismo di, e, e, e la sensibilità nasce da quando diciamo negli ultimi 5-6 anni si sta capendo che tanti problemi anche sanitari eccetera eccetera iniziano e hanno sicuramente un uno stretto collegamento con il fatto che mangiamo plastica noi non siamo, il nostro stomaco non è nato per mangiare plastica insomma ecco quindi c'è ancora tanto da fare, se mi dice solo da 5-6 anni mi viene da Sì, la sensibilità, veramente... la sensibilità è da, diciamo, operativa ecco, che ha portato l'Unione Europea a fare le leggi. Poi voglio citare questo fatto per dirvi la complessità di questo tema. Il commissario all'ambiente dell'Unione Europea della passata, della passata commissione ha praticamente pubblicamente detto che è stato minacciato quando ha portato in... In Parlamento la norma per chiudere, per abbandonare definitivamente lo soggetto in Europa. Non so se mi spiego. Quindi, capite bene, qua girano interessi no ci sono interessi economici. Purtroppo, e questo lo dico con tristezza: l'Italia negli ultimi anni ha investito molto nell'industria dello dell'useggetto. Noi forse siamo tra i primi paesi europei che produciamo soggetti quindi è chiaro che non, è, non sono battaglie semplici però io dico questo che si può benissimo riconvertire non è, che non è che la devono pagare gli operai questa storia ovviamente e, eh, si, deve, si, si, posso, si può benissimo riconvertire e possono fare oggetti invece di fare uso oggetti fanno belli oggetti che durano una vita ecco. e magari esportano oggetti italiani di design italiano abbiamo tutte le competenze, noi le capacità e facciamo diventare la, la plastica cool però la plastica eh, Beuti la plastica però dura, dura una vita, ecco. eh, per sempre come un diamante, ma per sempre sui nostri tavoli, sulle, usate come sedie, eccetera, ma non per sempre, che ce l'abbiamo sem per sempre negli ecosistemi e quindi poi ce la, ritroviamo, ce la ritroviamo nel nostro organismo. Quindi una cosa che mi ha colpito e che ha ribadito Silvio sì, è che non c'è un posto sul mondo, ma forse anche. Anche nello spazio, nella terra, sottoterra, nelle acque, che sia privo di plastica. Una cosa che speriamo. Sì, una cosa che è scioccante, per dirvi come la goccia: è una foto emblematica di una busta di plastica. Ma sapete dove? Nella fossa delle Marianne, cioè il punto più profondo del pianeta, 11.000 metri, c'è questa bella busta bianca, che là resterà centinaia e centinaia di anni. Detto questo, le, le, i, mari, I mari, anche i mari italiani, sui fondi dei mari italiani, sono son immense discariche. Proprio perché si, si vede il mare come un grande contenitore dove uno può buttare tutto. Invece, il mare è un superorganismo che, tra l'altro, è necessario per la vita del pianeta. Il mare ha, ha, fa mille lavori, ha mille, da, ci dà mille servizi gratis, a iniziare da, dal 50% del nostro respiro: metà del nostro respiro viene dal mare. Non ce lo dimentichiamo perché i ragazzini ci hanno detto sempre la foresta amazzonica, oltre al fatto che la foresta amazzonica la stanno disboscando, non tanto per il legname come qualcuno pensa, ma per, fare, per avere terreno dove piantare la soia transgenica da dare da mangiare ai bovini, bovini con, con, con i quali poi si fa la bresaola che gli italiani eh, mangiamo. Quindi per dirvi come è, è tutto interconnesso, non c'è... Non, un, non viviamo in un mondo che è chiuso a un compartimento stagno, un mondo interconnesso, quindi anche uno, uno, una bravissima persona italiana rispettosa dell'ecosistema che non vuole fare danni, mangiando Bresaola purtroppo a, a questo punto, sperando che nessun produttore di Bresaola... Non c'è scampo, scampo, insomma. No, dobbiamo solo usare la testa, ecco, il eh. buon senso Io, io, do, io non sono io rispetto il Papa come, come persona... Culturalmente sottostanza, però voglio dire, quando lui parla di sobrietà, come si fa a non, a non dargli retta? tra l'altro, è l'unico ambientalista che abbiamo a noi, il Francesco, sia con la prima enciclica, ma anche con allora. questa oltre alla data, anche con quest'ultima, dove lui capisce benissimo questo tema. Che il, il tema ambientale, le plastiche, eccetera, diventeranno poi temi che aumenteranno il divario sociale, che aumenteranno la forbice, che aumentano i poveri. Quando io vi parlavo di quel millimetro di acqua che supera le linee di costa e quindi distrugge, noi già queste cose qua le, abbiamo, le stiamo vivendo nelle Maldive. Si creerà nel mondo un, un nu una nuova migrazione, che è la migrazione ambientale, ecologica. Cioè ci saranno 500 milioni di persone, se continua questo, che da qua a 20 anni, quindi non tra 3.000 anni, tra 20 anni, da qua a 20 anni, se ne dovranno andare perché non avranno più proprio le isole fisicamente, non hanno più dove stare, non hanno, non hanno più il terreno dove stare. E tra l'altro voglio ricordare che non è che solo quei mondi là, noi in Italia abbiamo il 37% del territorio costiero, penso a tutte le valli da pesca del, 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 dell'Adriatico, penso a, 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 a parte della Sicilia, eccetera. Noi abbiamo zone dove non ci vuole niente per, per, per vivere questo problema. E anche il problema opposto che è la desertificazione, perché noi abbiamo regioni come la, la Calabria, la Puglia, la Sardegna, che sono anche a rischio di desertificazione, sempre per gli stessi meccanismi. E quindi eh, noi dobbiamo darci da fare, non possiamo più pensare che questa storia non ci appartenga, che è più grande di noi, che no, no, tutti. Cioè, io, io dico sempre che noi dovremmo chiedere scuse ai ragazzi, perché veramente la, la, la nostra generazione non, non ha lasciato questo pianeta come dire, meglio di come l'ha trovato, tutt'altro. Questo è il, non il fallimento. Infatti, quando qualcuno diceva ah, ci salveranno i giovani, questa è una barzelletta, perché pure noi siamo stati giovani, e pure allora ci dicevano noi, e in realtà noi abbiamo fatto tutt'altro. Quindi, io guardo con grande, con grande stima e in grande fiducia questi ragazzi, per esempio, che, che fanno lo show Prophet for Future, come un po' tutti ragazzi perché mi auguro poi però che questa consapevolezza diventi realtà ma nel frattempo però dobbiamo essere noi che abbiamo in mano la cosa pubblica a fare le cose non è che dobbiamo aspettare che cresca greta Thunberg e gli altri dobbiamo farlo noi è la nostra responsabilità bene abbiamo quasi terminato il tempo purtroppo uh, silvio, silvio greco ci ha illustrato un mondo molte criticità diciamo ma eh, la chiarezza è stata eh, fondamentale per farci capire soprattutto quanto anche noi facendo la spesa da domani mattina possiamo eh, cambiare i nostri atteggiamenti e le nostre scelte consapevolmente sperando poi di lasciare appunto un pianeta migliore insomma o, e di curarci perché appunto diceva tutto è connesso come ricordava anche Papa Francesco e la sua enciclica come ci diceva lo stesso Silvio Greco. Eh, adesso appunto mi, mi raccontava appunto che, che è entrato in questa ultima commissione scientifica, questo lavoro di, di economia circolare. Eh, quali saranno i prossimi suoi impegni, i suoi obiettivi, se ha in mente qualcosa, prima di salutarci? Io sicuramente eh, lavorerò molto. Eh, perché, tra l'altro, da, da poco dirigo la, la sede regionale della stazione zoologica Antondorma, la sede calabrese. L'abbiamo perso da poco nel, nel, nello Ionio Calabrese, proprio diciamo, nell'ombelico dell'Italia, in, un, in una zona di grande interesse. Perché è ad Amendolara, dove c'è questa enorme secca, vi e, 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 e sembrerà strano: Ma l'Italia non aveva una stazione di biologia marina sullo Ionio, era l'unico mare scoperto e quindi ora con questo progetto del mio istituto la e dopodiché lavorare molto con il laboratorio di sostenibilità proprio per cercare di dare un contributo effettivo, reale e ultima cosa aumentare le conferenze anche se io ne faccio molte cercherò di, cercherò di farne di più e vi ringrazio insomma, per, per questa opportunità Grazie a lei, buon lavoro perché ce n'è bisogno, <ride> ognuno faccia la sua parte, confidiamo tanto negli studiosi come Silvio Greco e tutto quello che possono, possono muovere anche a livello politico, eccetera. Ringrazio nuovamente Silvio Greco veramente della chiarezza e dell'incisività sì. delle sue parole e ascoltate tutti quello, ricordatevi tutti quello che ci ha, ci ha spiegato perché dobbiamo un po' migliorare questo mondo grazie molto Silvio, grazie davvero grazie, grazie a te, una buona serata grazie Buonasera a tutti, eh, benvenuti a Tierra 2020. Questa sera ospitiamo Federico Gemma. Chi è Federico Gemma? Federico Gemma è un biologo con un'attitudine particolare e eh, virtù nel disegno che hanno contribuito a creare quella che è poi è diventata la sua professione, ovvero quella del wildlife artist. Ecco, eh, Federico è uno dei più apprezzati wildlife artist italiani e non solo perché è apprezzato anche a livello internazionale. Benvenuto Federico, benvenuto qui a Terra. Grazie, è un piacere partecipare a questa vostra rassegna, grazie di, di avermi chiamato. E partiamo subito con la prima domanda. Ecco, allora, ehm, nella tua carriera hai avuto numerosi riconoscimenti anche a livello internazionale. Eh, mi vengono in mente per esempio il concorso che hai vinto per i francobolli della Royal Mail eh, inglese. Eh, sei membro della Society of Wildlife Art e con loro esponi ogni anno a Londra. Eh, hai realizzato la guida completa dei mammiferi della Cina. Hai contribuito insieme ad altri pittori naturalistici ai taccuini di viaggio del parco naturale dell'Arcipelago Toscano. Ecco, hai viaggiato in tutto il mondo disegnando tantissimo. Io ti chiedo come è nato tutto questo? Beh, eh, è nato principalmente da, da una passione. Io da sempre avevo la passione per gli animali, ho tuttora questa passione per gli animali, e da piccolo, fin da piccolissimo, riuscivo a esprimere questa mia passione attraverso il disegno. Quindi uh, devo dire che non ho scelto di fare questa, questa professione, ma mi è venuta naturale. E diciamo che, che all'inizio è difficile pensarla come professione, no? non, non, non riesce neanche. A, dice, possibile che ci si possa anche sopravvivere con, con qualcosa di, di, questo, di questo tipo e invece dopo le, le, le due cose, quella degli animali e quella per, per il disegno si sono unite insieme e mi hanno permesso di fare uh, tante, tante cose, tante iniziative, tante attività, ma soprattutto di, di, uh, come dire, di, di riuscire ad assaporare il mondo della natura in un, in un modo speciale. E questo mi ha portato a, a, a fare queste commissioni che sono state importanti nel, nella, mia, nella mia carriera e mi hanno permesso di farmi conoscere e di continuare con, con un lavoro di, di questo tipo. Ecco, ehm, ti chiedo che cos'è la pittura naturalistica o appunto la wildlife art, perché non è chiaro sì. a tutti, sicuramente. No. Allora, io uh, non è che voglio necessariamente usare il termine inglese, <ride> però la, la wildlife art è difficile da, da tradurre in, in italiano perché wildlife significa fauna selvatica. Disegnatore di fauna selvatica suona un po' brutto. Però è importante capire questa cosa perché uh, io lo traduco con pittura naturalistica, che però forse è anche un po' più ampia. Perché uh, la wildlife art in Inghilterra dove nasce e, e negli Stati Uniti, uh, ha questa connotazione della, uh, del disegno dell'animale selvatico. Quindi esclude in qualche modo il ritratto dei, dei cani, dei, dei gatti, dei, degli animali domestici, che hanno delle loro categorie ben consolidate, per carità. Però ecco, uh, no, è incentrato proprio sul mondo naturale. Il mondo naturale uh, e gli animali soprattutto. Uh, che stanno vicino a noi. Allora, la, la wildlife art è proprio la rappresentazione della fauna selvatica nella natura che ci circonda. Posso dire quello che non è, non è semplicemente disegnare animali, perché continuamente vediamo degli fantastici uh, ritratti di, di, di tigri, jaguari, uh, leopardo delle nevi altri animali esotici fantastici che però spesso sono delle riproduzioni fantastiche, fatte benissimo, però che trasmettono poco di quello che è il mondo naturale, perché molto difficilmente le persone che fanno questi disegni li hanno visti in natura, perché è ben difficile, a piuttosto è una copia di, di fotografie di grandi fotografi che ci sono andati in natura, quindi c'è una mediazione che non fa parte della, della, di quello che noi interpretiamo come pittura naturalistica. Il pittura naturalistica è uscire di casa, andare in natura e cominciare a percepire, a vedere qualche qualcosa, osservare quello che, che abbiamo intorno e poi arretrarlo. Però questo primo processo è, è importante. Ecco appunto eh, tu insisti molto sull'importanza del disegno. Come, nonostante la tecnologia, appunto, la, gli sviluppi della tecnica fotografica, le tavolette grafiche adesso ci permettono di avere un milione di strumenti, come mai è ancora così importante proprio il disegno? Perché dobbiamo pensare al disegno come un, uh, un linguaggio e uno strumento e credo siano in questo momento, abbiano una grandissima importanza, proprio perché viviamo in un mondo di, di immagine. Uh, tu parli della tecnologia, ma la base di, della tecnologia, sì che può essere mediata da, da, dalle, dalle, dal, dal, dal computer, dalle, dalle tavolette grafiche, ma la, alla base c'è sempre un disegno iniziale, questo non dimentichiamolo. E, quando parlavo di uno strumento, perché dobbiamo anche pensare al disegno non come un fine, ma come un mezzo per ottenere qualche cosa. E ci potranno essere la macchietta fotografica, i computer che veicolano queste immagini in maniera uh, così forte, però uh, ricordiamo che per imparare a osservare un oggetto o quello che ci circonda il disegno rimane lo strumento più potente che abbiamo, è quello che permette di memorizzare meglio le forme. E noi abbiamo una cultura fondata sul nozionismo, cioè le cose che conosciamo eh, dandogli un'etichetta, un, un nome, un, uh, un periodo, quando è stato creato, perché, e ci dimentichiamo spesso di tutte quelle nozioni che stanno intorno alla forma, perché a quella forma... La, la plasticità di una forma, come ci sono le luci, le ombre, come occupa uno spazio. E questo, tutta questa conoscenza che spesso trascuriamo, la possiamo ottenere attraverso il disegno. Ecco, ehm, l'uomo ha da sempre utilizzato il disegno come ehm, rappresentazione della natura, se pensiamo ai dipinti nelle grotte di Lascaux preistorici, comunque c'è sempre un legame tra l'uomo e la rappresentazione della natura. E secondo te questo, questo legame adesso si è perso un po'? Allora, eh, beh, sicuramente è cambiato. Come dici tu, eh, ehm, ha avuto una grandissima valenza soprattutto nel periodo delle grandi scoperte scientifiche, perché non c'era ancora la macchinetta fotografica e, e gli esploratori andavano sempre in giro con un disegnatore naturalistico che potesse testimoniare tutti i reperti che loro raccoglievano. E, e fondamentalmente sono sempre stato invidioso di quel periodo perché eh, lì non c'era bisogno di dare qualche valenza particolare ai disegni che si facevano, potevano essere belli o brutti, ma erano una testimonianza e tutti facevano riferimento a quello che, che effettivamente disegnavano. Eh, se fosse così, adesso noi saremmo veramente eh, eh, ricchi e richiestissimi perché tutta, tutta l'immagine iconografica veniva da lì. Eh, ovvio che questa cosa è cambiata, è cambiata, um, però proprio perché viviamo comunque in un mondo im, di, di immagini, abbiamo bisogno di immagini di, varie, di vario tipo. E, eh, e se pensiamo che la maggior parte delle guide naturalistiche al riconoscimento degli animali ancora vengono fatte con i disegni, Benché la fotografia abbia avuto lo sviluppo che conosciamo, però siccome si parla proprio di una guida a riconoscimento, la cosa importante è che tutti gli animali rappresentati in una guida, pensiamo a quelle alber watching, devono essere fatti da una stessa mano, proprio per la riconoscibilità. E proprio perché tu, non, se con la fotografia tu eh, rappresenti un, un individuo. Che è stato fotografato in quel momento che ha le sue peculiarità con il disegno riesce a mediare e fare la, 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 la specie, rappresentare la specie come viene, viene definita scientificamente senza ombre, senza luci forti rispetto a un'altra fotografia e poi anche ricostruirla da, 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 da immagini sfocate perché per molti animali ok, ci sono tante, tante immagini per altri più rari è un po' più difficile quindi questa possibilità di riuscire a, a, a permettere questo, questo confronto su, su immagini realizzate da una stessa mano è proprio importante per, per il riconoscimento. Per il riconoscimento agli insetti, per esempio, eh, quindi dei mammiferi. Eh, e vedi, ancora adesso quasi tutte le pubblicazioni sono fatte in questo modo: quindi ancora ci, ci, ci difendiamo. Ecco, ehm, appunto, il disegno è il prodotto finale quindi di un lungo processo di studio, di analisi. Io quindi ti chiedo, quali sono quindi le, le competenze che deve avere un artista eh, come te, oltre alla perizia nel disegno ovviamente, alle capacità, alle competenze artistiche? Certo. Ehm, beh, comunque devi, devi sapere quello, cioè devi conoscere a fondo quello che si disegna. Eh, molto spesso grandissimi artisti naturalistici eh, non sempre disegnano tutte le cose in maniera convincente proprio perché ci sono delle specie che conoscono perfettamente e altre invece con che, che, cui hanno avuto meno contatto. Allora, non è che a un certo punto uno di questi artisti è, è bravo in fare una cosa e non riesce a disegnarne un'altra perché la conosce meno. E questo è, è importante, infatti, si vedono delle specializzazioni no? sugli su, su uccelli, ma all'interno degli uccelli quelli che disegnano eh, in maniera eccezionale i passeriformi e meno i rapaci, o il contrario. Quindi, anche nelle grandi disegnatori ci sono delle, delle specializzazioni. E questo, questo fa capire quanto è importante la conoscenza del. Di... spesso bisogna averlo visto in natura. Il, tantissime volte perché ogni volta uno aggiunge un, un pezzetto di conoscenza a quella, a quella stessa specie um, quindi bisogna conoscere gli animali dal punto di vista anatomico uh, io dico sempre che non è che bisogna conoscere esattamente il nome di ogni singolo muscolo o, o, o di una singola penna e, Eccetera, eccetera, piuttosto che una conoscenza artistica dell'anatomia, dell quindi ritorno a quella cosa nozionistica, meno nozionistica, ma più figurativa. Um, eh, oltre a questo, bisogna anche conoscere un po' il comportamento. Questo. Possiamo essere confrontati ai fotografi naturalistici, ai documentaristi, eccetera, eccetera. E quindi sapere dove andare, quando andare, in che periodo, cosa aspettarsi, e, e questa è tutta una conoscenza che si fa, che si fa andando sul campo. Ecco, proprio l'andare sul campo è un aspetto che molti non, eh, non comprendono a pieno, invece è fondamentale, cioè bisogna per forza andare sul campo. Sì. Io veramente penso che il fotografo naturalistico è quello che più si avvicina alla nostra professione. E dire che è un fotografo, sono un fotografo naturalistico, però sul campo non mi va di andarci non è, non è pensabile. E credo sia la stessa cosa con il, il pittore: il pittore naturalistico deve andare a prendere le sue ispirazioni sul, sul campo perché altrimenti i quadri non, non sarebbero convincenti. Io lo, lo, è come se percepissi dietro un quadro se c'è un'osservazione diretta o no. E, e mi deve trasmettere quelle emozioni, e quelle emozioni, anche se non ci pensi, tu le trasmetti solo se, 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 se senti quello che stai, che stai facendo, non è una rappresentazione. Uh, di un ambiente così come l'hai visto sul web o così come te l'hanno raccontato, no, devi andare lì e devi, devi percepirlo. Uh, mi capita spesso di vedere anche cose ben fatte, ma per esempio con uh, i rapporti in scala tra varie specie sbagliati. E questa, questa cosa qui per esempio è una semplice annotazione che tu vedi, cioè, se vai sul campo col cannocchiale lo vedi la, la grandezza di un uh, limicolo, di un piccolo uccello di, di palude rispetto ad un'anatra o un'anatra rispetto all'altra o un, all un po' si e, e, e hanno delle dimensioni molto diverse da come ce le, ce le, le, le pensiamo. Ecco, uh, dicevamo prima che appunto il disegno nei secoli passati uh, era uno strumento di indagine. Uh, ti chiedo invece qual è oggi il, uh, il compito di un pittore naturalistico? È ancora quello o si è aggiunto qualcos'altro? È cambiato? Uh, uh, um... <coughs> sì, di indagine uh, secondo me lo è ancora, perché tu comunque puoi raccontare una passeggiata in un bosco ancora. In, in maniera proprio di racconto devi, devi conoscere devi sapere un pochino raccontare eh, intrigare le persone che, che guardano quello, quello che stai facendo porre delle domande perché sì dal punto di, di vista scientifico sappiamo molto però questo approccio che ci può essere più Uh, più meditativo, più semplice anche no? di, di andare in natura e di raccontare attraverso le immagini quello che uno vede in una passeggiata, è sempre qualcosa che non è, non è mai banale. E, e L'altra cosa, secondo me, è più un approccio uh, di, um, di portare a conoscenza della maggior parte delle persone perché ancora noi non abbiamo o non tutti hanno un approccio verso la natura di, di un certo tipo. Quindi il fatto che io in qualche modo uh, ti racconto quello che ho visto con delle immagini che possono essere piacevoli, io spero di invogliarti a ricercare le stesse immagini. A um, me sembra che ancora per esempio diamo poco valore agli alberi che abbiamo intorno, no? che sono un... Sono degli elementi che ci che ci donano uh, uh, benessere e, be e bellezza. Uh, dovrebbe essere interpretati come, come de degli elementi sacri nella nostra, nella nostra vita. No? Cioè, tagliarli solo se proprio non se ne può fare a meno, difenderli a tutti i costi, proprio per questo ruolo che, che loro hanno per noi. E vengono presi di come invece dipingere un albero, disegnare un albero così com'è, cioè trasmettere questa bellezza attraverso un'immagine, un secondo me poi le persone vengono, se sono colpite da quell'immagine, ricercano quell'immagine intorno a loro, cioè guardano fuori dalla finestra e pensano eh, io non ho un albero qui che mi possa dare quello che mi dà questo dipinto, e così anche per gli animali. Spero che, che questo ruolo ce l'abbia, sicuramente lo ha per me, io, non solo nel, in ambito naturalistico. Eh. Se io ho, ho delle emozioni da alcuni quadri, o poi sono immagini che vado a ricercare in giro, mi insegnano a guardare, quello senz'altro. Ecco sì, L'insegnare eh. a guardare penso sia una cosa fondamentale. Che si è persa sì. un po' oggi. Sì, sì. E, ti chiedo. In Italia non sembra esserci grande interesse o mercato anche per questo tipo di, di arte, mentre ci sono altri paesi come per esempio l'Inghilterra, ci sono gallerie dove questo tipo di arte viene promossa e anche venduta. E io ti chiedo come mai in questi paesi è, si è sviluppato questo interesse mentre qui da noi no? Secondo me va un pochino di pari passo con... Uh, la fruizione del mondo naturale. Se vedi anche dal punto di vista um, urbano, come si sono sviluppate le città anglosassoni, ma anche, insomma, paesi come l'Olanda, Belgio e, e altri posti hanno um, hanno quasi tutti un approccio molto stretto, per esempio con i giardini e con i giardini anche con gli uccelli che frequentano i giardini. Noi abbiamo una vita molto più urbana e il mondo naturale è quasi sempre passato dal mondo venatorio. Quindi, questo qua sicuramente ha influito. In Inghilterra è difficile che le persone non conoscano la differenza fra un merlo e un pettirosso, un passero o una cinciallegra. Una conoscenza di base di alcuni animali ce l'hanno veramente tutti quanti. Uh, io qui in Italia abito a Roma, in città, eh, questa cosa non, non, non è così, uh, così diffusa. Io faccio un, tantissima attività di, come dire, di insegnare, di osservare, no? perché Roma è una delle città con una, una delle biodiversità maggiori, uh, perché siamo, abbiamo, un, abbiamo un centro storico che permette la sopravvivenza di tante specie, ma anche tantissime... Che, che Mettono. e ancora oggi mi sorprendo che racconto guarda quello lì è un gheppio, un piccolo falco che sta in caccia di, di lucertole ah, ma dai un falco, un falco in città no, una città stra di gheppi e di falchi pellegrini per esempio e, e, e niente, io questo, questa cosa la, la, la racconto e, e, e questa scarsa conoscenza della natura è ancora, ancora radicata e, e da qui eh, la, la il passaggio a una scarsa, a una scarsa apprezzamento di, di quadri che raffigurano la natura è è diciamo è una è una conseguenza e, oltre a questo credo che abbiamo una tradizione classica di, di pittura o comunque di arte talmente imponente rispetto agli altri paesi che da una parte è il del, del bello del, dell'Italia ma dall'altra parte ha un pochino relegato tantissime altre forme, forme artistiche come possono essere questa qua della, della pittura naturalistica ed è, ed è vero insomma sono pochissime o forse non ce ne sono gallerie dedicate alla Guarda dei Fatti però se non ci sono significa che non c'è mercato <ride> E Anche qui sì, siamo, insomma, secondo me, è un pochino strano proprio perché stanno uh, una categoria dei Bear Watcher, uh, sempre in Italia, dei fotografi naturalistici. Quindi, no, insomma, forse il futuro è. Uh, Dovrebbe andare un pochino meglio anche perché, ripeto, l'Italia è uno dei, dei paesi con la più alta biodiversità, avendo tantissimi ambienti naturali molto diversi fra loro. E questa è una caratteristica dell'Italia, che ben pochi altri paesi europei hanno. Ecco, ritornando all'importanza di ritrarre eh, l'ambiente nel suo paesaggio naturale, eh, tu insisti molto anche su questo. Eh, come mai. Eh, Perché eh, la bellezza di andare in natura, allora, io devo dire, io all'inizio cioè, ho iniziato sempre a disegnare animali perché era l'animale che mi colpiva. Però, se vai in natura non sempre lo vedo gli animali, quindi Ed è un, però un bellissimo approccio per eh, godere anche di quello che hai intorno. Qui sono gli animali più interessanti, li trovi negli ambienti più belli e quindi. Eh quando sei di fronte alla bellezza è difficile resistere a, a rappresentarla. E poi, come vi dicevo, siccome mi piace raccontare quello che vedo, no? un animale eh, tolto dall'ambientazione da, dall in cui lo, lo incontri, ehm, ovviamente è molto bello graficamente e, e, e ne faccio, e ne ho fatti di quasi, però raccontare l'ambiente riesci a, a fermare quell'istante e come dico sempre io non, non cerco di non uh, rappresentare l'animale in maniera didascalica, cioè non voglio esattamente dipingerlo con il piumaggio da guida, <coughs> um, ma voglio dipingerlo con i colori di, del momento in cui li ho visto, con le ombre, le luci di quel momento, che possono essere completamente differenti, però è proprio quello. Cioè, quando vedi una volpe che attraversa la strada che va velocemente tu devi dare quel, quell'istante non no, questo ritratto perfetto de, dell'animale ecco, ehm, ti chiedo adesso ti faccio una domanda un pochino più tecnica eh, puoi spiegarci che cos'è un taccuino e a cosa serve? beh, andando in natura la cosa più facile da fare è quella di andare in giro con un taccuino che può essere più o meno grande, può essere tascabile, per, ti permette di eh, sfruttare tutte le occasioni che ti, che ti possono capitare. E proprio ritornando a questo discorso di raccontare l'istante, riuscire a fermare quell'istante sul taccuino in cui, nel momento in cui ti succede o pochi minuti dopo, ti restituisce uh, tutto, ti restituisce l'anima. E I taccuini nel tempo uh, raccontano la tua vita, i tuoi incontri. Eh. Alcuni poi diventeranno dei quadri perché ne hai gli elementi, hai l'ispirazione per, per tirare fuori qualcosa di, di, di importante, di più grande, anche di vendibile, altri rimangono lì, però è, sono, sono proprio, è, un, è un quaderno di emozioni. E, mh, per cui sono veramente l'unico. Non mi piacerebbe mai. Eh, perdersi un quadro dove può, può essere accettabile. Perdersi un taccuino in cui ci sono mesi e mesi di, di giri, di incontri, di, di sorprese, eh, è una delle cose più gravi che possano succedere. Proprio in occasione dei viaggi è la cosa a cui, a cui tengo più particolarmente. <ride> Posso perdere qualsiasi cosa, ma non. Mm. Uh, non il taccuino che ho fatto in, quella, in quel momento. E, e alla fine um, lo reputo uno strumento, come dicevo prima, di osservazione e di ricordo. E un'altra cosa che dico sempre è quella che eh, tutti quanti facciamo fotografie, anche brutte, però diciamo tanto è un ricordo, allora per me è importante anche il taccuino, possiamo disegnare anche cose brutte, ma sono ricordi. Perché imprimiamo in memoria quello che abbiamo incontrato nei, nei, nostri, incontri, nei, nei nostri viaggi e, e, e basta veramente poco, eh? basta una, una matita e un taccuino piccolo, quindi non pesa, non costa molto e consiglio sempre di, di portarlo appresso. Tutti quelli che, vogliono, che mi dicono voglio disegnare, voglio imparare a disegnare, il mio primo consiglio è questo. Ecco, eh, ti faccio una domanda adesso sull'acquerello. Parlando prima appunto del catturare eh, il momento, l'immediatezza di quell'incontro, la tua scelta dell'acquerello è, è legata a questo o c'è un, un altro significato che tu dai ai tuoi acquerelli, alla tecnica dell'acquerello in particolare? Eh, questa è una buona domanda perché non è che so uh, rispondere, perché io fino a una certa età comunque disegnavo a matita ed era... E, e mi piaceva, eh, ero molto uh, portato per il, per il disegno, quindi la rappresentazione, e mi dimenticavo e non ritenevo importante eh, colorare. Quindi quando poi ho cominciato, non lo so, li ho, li ho provato gli acquarelli, forse perché era la cosa un pochino più facile, più economica anche, no, cominciare con tecniche uh, coprenti come possono essere l'olio, l'acrilico, è un pochino più... Uh, uh, come dire, è una cosa un pochino più pensata. Io credo che sia anche una questione caratteriale e, e l'altra cosa, vedo che chi dipinge bene ad acquerello non, fa lo, non è così convincente ad olio e, e viceversa, no? Quindi sono proprio due tecniche talmente diverse e, e non solo dal punto di vista tecnico, ma proprio dal punto di vista mentale. Cioè, se pensiamo che nell'acquarello tu comunque parti dal chiaro e vai verso lo scuro e tutti i bianchi luce sono i bianchi della carta, quindi devi stare attento a conservarli, quindi a dipingere intorno, si dipinge in negativo. Con l'olio invece eh, tu parti dagli scuri e poi piano piano tiri fuori i chiari, eh, sovrapponendo i colori più chiari e anche il bianco. Quindi è proprio mentale questa differenza. E, e comunque sul campo vedo che. Ovviamente è un pochino più facile l'utilizzo dell'acquerello, dell uh, perché basta una scatoletta come questa qui, basta una scatoletta come questa qui, un pennello, una boccettina d'acqua, già si possono fare le cose. L'olio è un pochino più, più complesso, però vedo che c'è chi lo fa tranquillamente. È un pochino più versatile e veloce, soprattutto su, nella realizzazione dei, dei tacquini, quello sì. Ecco, eh, ti chiedo la differenza tra pittura naturalistica e illustrazione naturalistica, perché sono due cose distinte, giusto? Sì, sono due cose distinte che, ovviamente, in un range di, di possibilità in cui c'è anche l'incontro fra illustrazione e pittura, eh, perché. No, faccio un pochino questa distinzione perché, ehm, come dicevo, la pittura naturalistica deve nascere da una tua, in, da una tua esperienza diretta, se no stai raccontando qualcosa mediato da qualcun altro e allora il quadro per me è meno importante, uh, è meno convincente. <coughs> Sull'illustrazione invece è, è tutto quello che c'è. Che va in distretto contatto con l'editoria. Cioè, quindi sono illustrazioni eh, spesso commissionate, ma che mh, devono in qualche modo raccontare qualcosa che io non posso raccontare in nessun altro modo. Cioè, se ti chiedo una, una rappresentazione di una predazione da parte di un animale particolare su un altro animale particolare e non c'è una fotografia, io lo posso, lo posso ricostruirlo attraverso l'illustrazione. Quindi c'è una richiesta e una capacità di raffigurare, di dare una raffigurazione. Iconografica ad una precisa richiesta uh, oppure se, se mi chiedono di rappresentare un ecosistema con tutti quanti gli animali messi in appunto giusto, quello là non è una rappresentazione che posso avere fotogra fotograficamente e quindi ha anche una valenza importante molto didattica il ciclo di vita di, 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 di alcuni animali. Uh, uh, anche mh, sì, come dicevo, sì, un ecosistema, ma anche un habitat particolare con tutti gli, gli abitanti, con la, 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 la vegetazione di un certo tipo, quindi tutte queste cose qui io posso rappresentarle. Quindi ha ah, questa importante valenza didattica. L'illustrazione eh, è ovvio che non devi necessariamente andare in natura per, eh, per fare questo, è, è un lavoro vero e proprio. E. Mh, Ovviamente, se sai quello di cui si sta parlando, puoi mettere del tuo e fai delle cose uh, sicuramente più, più, più convincenti. Questo sì. Ecco, eh, in Italia non c'è una, una scuola che forma questo tipo di artisti ufficialmente, eh, però negli ultimi tempi sono venuti fuori molti workshop, corsi eh, tenuti anche da altri artisti come te, eh, che quindi danno i rudimenti di quest'arte ecco, io ti chiedo, cosa puoi consigliare a qualcuno che volesse iniziare appunto a entrare in questo mondo mm. allora, io questa domanda mi trovo sempre un po' in difficoltà sia perché eh, vorrei cioè non ho neanche eh, se ci sono eh, scuole che fanno proprio illustrazione naturalistica, forse qualche corso c'è, eh, però mi sfugge uh, allora, la prima cosa, ripeto, è quella comunque di dedicarsi alla natura, cioè quello di cui si, di cui, con cui vuoi lavorare devi avere una conoscenza. Quindi io a, a suo tempo, quando ancora non sapevo cosa volessi fare, mi sono appunto laureato in biologia che volevo studiare gli animali quindi per me il... Il focus era quello, poi dopo invece ho cominciato a lavorare come illustratore, però sempre legato a, a questo mondo. Quindi, um, adesso non dico che necessariamente bisogna fare l'università, però insomma, avere una conoscenza, frequentare uh, determinati ambienti, amici, andare in natura. Conoscere i fotografi naturalistici, eh, essere un, un birdwatcher, insomma interessarsi agli animali è importante. E, e come dicevo, quando possibile, disegnare su un taccuino per, per esercitarsi su una, proprio a guardare, a osservare, a, a preparare la mano. Eh, eh, dopodiché, di, dopodiché, secondo me, ecco, seguire un workshop di qualcuno sempre. Um, cercando magari artisti di cui si sente un po' di affinità. Um, eventualmente, non devono essere cioè, certo, se sono dei naturalisti o se parlano di animali, bene, però insomma. Spaziare perché qui è molto bello, anche le, le, le contaminazioni ho, sono importanti, eh? quindi uno può, può scegliere un artista per quello che ha da dire o un artista per la tecnica che utilizza, quindi magari sceglierne anche più di uno. E, e non sono mai uh, cose. Uh, cose sprecate perché si può fare tutto da solo come autodidatti va bene eh, però seguire un corso magari ti accelera alcuni passaggi ti dice delle cose che tu non avresti pensato oppure ci arrivi dopo tanto tempo invece se qualcuno ti dice ah, già si fa così e comunque ti porti, ti porti un pochino un pochino avanti e, mh, quindi così, eh, in ambito lavorativo è difficile. La, la, la cosa importante è pensare in, eh, come possibili commissioni da tutto il mondo, quello sì, perché se c'è un paese che sta in crisi si spera che un altro in quel momento ti dia maggiori possibilità. E questo si può fare adesso anche restando da casa, quindi quello, quello è un grande vantaggio che abbiamo. Uh, L'altro vantaggio che abbiamo è che abbiamo, possiamo crearci delle vetrine sul mondo, per il mondo, cioè dei nostri lavori, quindi utilizzando tutti quanti i social, non demonizzarli assolutamente. Anzi, io credo che abbiano avuto una grande eh, eh, importanza nel veicolare anche l'arte naturalistica. Quindi eh, utilizzarli, utilizzarli bene, utilizzarli per mostrare i propri, propri lavori quando, quando uh, ci si sente si, no, sicuri, però. Ad un livello apprezzabile e, e poi insomma, visto che è un mondo delle immagini, eh, possibilità ci sono. È sempre più difficile perché proprio perché sono tante le, le immagini, quindi magari specializzarsi in qualcosa di, di, di particolare. Um, anche il mondo naturalistico ha tantissime spaccettature dagli insetti ai pesci, assolutamente trascurati da tutti, o <ride> tantissimi altri animali, di cui è difficile trovare bravi, bravi disegnatori. Ecco, eh, come ultima domanda, ti faccio questa qua, che è anche un po' una provocazione, però ti chiedo: si può ad oggi, con un taccuino e una matita, salvare la biodiversità? Ah bene, questa è una grande responsabilità. Allora, dal mio sano pessimismo, direi <ride> di no, perché, perché non voglio creare questa, questa dimensione aulica che il disegnatore naturalistico possa salvare chissà cosa, Qui se non ci mettiamo tutti quanti insieme seriamente invece a fare... A fare qualche cosa di, di, di importante e difficile che sicuramente le persone eh, possano salvare la biodiversità. Quello che fa il disegnatore, come dicevo, è quella di mostrarla, magari la biodiversità, di mostrare la bellezza della biodiversità e di, e di raccontare quello che rischiamo di perdere. Come dicevo prima, la, la, cioè stimolare la, ad apprezzare la bellezza di un albero. O di, un, o di un falco che passa fuori la finestra, o, o raccontare la migrazione di, di, di tanti piccoli uccelli che arrivano qui e nessuno sa da dove arrivano e perché, e vengono a fare il nido proprio da noi e apprezzare questo, questo che succede intorno, credo sia il primo piccolo passo da fare. Quindi, in questo senso, forse sì. Eh, più persone raccontano. Cose belle, no, oppure non solo cose belle, che ti raccontano che, che quelle che tu vedi come cose normali non sono così normali, ma sono cose da sì, appunto da, da, che bisogna goderne e proteggere. Quello, quello sì, e, beh, nel piccolo forse. Sì. <ride> riusciamo a salvare un po', un po di biodiversità ecco ehm, ti faccio giusto questa domanda ti posso chiedere su cosa stai lavorando adesso allora adesso sto facendo ehm, vabbè, delle illustrazioni per un libro e mh, ne, ne stavo facendo anche un altro per un libro sulla, mh, sugli uccelli del Costa Rica che per il momento è fermo proprio nel periodo di Covid. e mh, Qualche commissione, ecco quello mi, mi arriva di, di persone che hanno delle scene con uccelli che vogliono in qualche modo fermare su, su un quadro. E, mh, quello per esempio è un aspetto un po' difficile perché io cerco di accettare commissioni di cose che ho visto anche io, ovviamente. E, e, e niente, sono cose queste cose. Poi, Va poi vado in giro e cerco i miei, i miei nuovi soggetti per i miei nuovi quadri. Va bene, va bene, Federico. Io ti ringrazio tantissimo per essere stato nostro ospite. Grazie a voi. Ti, ti auguro il meglio a livello professionale e personale, e spero di rivederti presto, ok, grazie. Ciao a tutti, buona serata. Ciao.